Ciao, sono Anna, Digital Business Coach e il mio obiettivo è quello di aiutarti a creare un'attività di successo partendo dalle tue passioni. Oggi parliamo di mindfulness e del perché faccia bene al tuo business. Allora, quando ho iniziato facevo circa 10 minuti al giorno e già mi sembravano troppi. Come potevo infatti, sai, starmene ferma lì per 10 minuti di fila e concentrarmi a non pensare a niente? Per fortuna ho presto scoperto che non dovevo sforzarmi a non pensare, bensì potevo lasciare fluire i miei pensieri in maniera naturale e osservare senza alcun giudizio che cosa accadeva. E il bello di tutto questo è l'accettazione che va bene così, va bene avere tanti pensieri e va bene anche lasciarli andare. Allora, innanzitutto, praticare meditazione o mindfulness è stato un po' come avere a disposizione, sai, una doccia giornaliera, una doccia per i miei pensieri. È in mente un po' come quando, non so, fai un po' di sport e ti senti tutta sudata e ti senti tutta appiccicaticcia, no? Ecco, la sensazione è la medesima. Pensa che avvenga la stessa cosa con i pensieri e quando hai tutti questi pensieri, queste preoccupazioni appiccicate addosso, ecco che allora fare un 10 o 15 minuti di meditazione mindfulness mi aiutano a lavare via quei pensieri. Ma non solo, questa doccia mentale mi consente anche di approcciare quotidianamente il mio business con maggiore chiarezza e mi prendo il tempo per osservare l'attività e per decidere con cognizione di causa che cosa è necessario fare, senza correre dietro a tutte le cose che magari sono solo distrazioni. E la produttività anche ne beneficia, perché mi sento più serena, mi sento più rilassata e mi sento più energizzata. Quindi quando inizio a innervosirmi perché, sai, qualche cosa non sta andando per il verso giusto, mi precipito subito a fare mindfulness. E proprio così, quando apro gli occhi, mi sento una persona nuova. E cosa non meno importante, da quando ho iniziato a fare meditazione, sono più capace di osservare il lato bello della vita. E apprezzo anche quei piccoli momenti del presente che magari sembrano insignificanti. Questo mi permette di sentirmi grata, di sentirmi felice per tutto quello che accade giorno dopo giorno. Allora, come iniziare? Io ho iniziato cercando le soluzioni più economiche, anche perché non sapevo bene a cosa andavo incontro. Quindi ho cercato delle applicazioni su iPhone che fossero gratuite. E la prima è stata Relax con Andrew Johnson. Ma sai, la sua voce mi dava un po' di nervosismo, non so, non riuscivo a sopportarla. Allora ho provato un'altra applicazione che si chiama Calm e che aveva delle musiche di sottofondo. E anche questa non era male, ma la musica mi distraeva. Poi ho sperimentato una traccia gratuita che trovi su omnama.it e questa aveva dei suoni binaurali. E devo dire che questa mi è piaciuta molto, anche se non era ancora quello che volevo. Finalmente le mie ricerche mi hanno portato a trovare Headspace, che adesso uso regolarmente da ormai più di un anno e mezzo. E mi sono trovata talmente bene che, sai, ho fatto l'abbonamento mensile e adesso sono passata anche a quello annuale. Quindi se ti incuriosisce la meditazione mindfulness, il mio suggerimento è di provare personalmente quanto è disponibile là fuori, per capire da te quale offerta si adatta meglio alle tue esigenze. E solo dopo decidere che cosa prendere, che cosa fare. Eccoci giunti alla conclusione di questo video. E ho una sorpresa per te, perché ho a disposizione tre buoni del valore di $14,90 ciascuno da regalare a tre persone che commenteranno qua sotto. Allora raccontami, come potrebbe aiutarti la mindfulness nel tuo business? Quindi rispondi semplicemente a questa domanda e, se sarai fortunata, riceverai il buono per il tuo mese gratuito. Un grande abbraccio e alla prossima, ciao! A proposito, se stai vedendo questo video da YouTube o da qualche altra parte, non dimenticarti di passare a trovarmi sul mio sito www.ann.coach. Si scrive A-N-H con la H alla fine. E se hai trovato utile questo video, non scordarti di condividerlo con i tuoi amici e di fare un mi piace. E passa a lasciarmi un commento per farmi sapere che cosa ne pensi. Alla prossima, ciao!